GF VIP Gossip, Jeremias si scaglia contro Ignazio Moser Winzuiden. Jeremias Rodriguez, appena uscito dalla casa del Grande Fratello VIP, torna ad essere un fiume in piena e in un'intervista rilasciata a Verissimo, che vedremo in onda oggi 18 novembre in prima visione assoluta su Canale 5 a partire dalle 16. 35 circa, vedremo che si lascerà andare a delle riflessioni decisamente forti contro Ignazio Moser, nuovo fidanzato di sua sorella Cecilia Rodriguez. La confessione di Jeremias Rodriguez dopo il Grande Fratello VIP. Come ben saprete, infatti, Cecilia Rodriguez ha perso la testa per il 25enne Ignazio Moser all'interno della casa del GF VIP 2017, al punto da mandare all'aria la sua storia d'amore che durava da ben 4 anni e mezzo con Francesco Monte. Video similaire Google ricorre contro la multa della Commissione Europea. I due si sono detti addio definitivamente in diretta TV e da quel momento in poi la Rodriguez ha comicniato una nuova storia con il ciclista Moser, che ancora oggi sembra procedere a gonfie vele. Peccato, però, che Jeremias, quando è uscito dalla casa del GF VIP, non ha espresso proprio delle parole positive per colui che potrebbe essere il suo futuro cognato. Sì, perché nell'intervista rilasciata a Verissimo, Jeremias Rodriguez ha ammesso che al momento non si può parlare ancora di amore tra Cecilia e Ignazio, perché le cose vanno valutate nel momento in cui i due usciranno dalla casa di Cinecittà. Jeremias demolisce Ignazio Moser a Verissimo. E poi ancora ha dichiarato che secondo lui Ignazio Moser non è proprio il tipo di uomo ideale per stare al fianco di sua sorella Cecilia, aggiungendo che lo vede ancora un po' troppo immaturo per vivere la sua storia d'amore con Cecilia. Insomma, parole decisamente forti quelle di Jeremias, che sicuramente faranno molto discutere nel momento in cui anche Ignazio uscirà dalla casa del Grande Fratello VIP, video. Sì, perché tra Jeremias e Ignazio si era costruito un bel rapporto di amicizia all'interno della casa più spiata d'Italia e adesso queste parole del Rodriguez potrebbero mettere tutto in discussione. Nel corso dell'intervista a Verissimo, inoltre, Jeremias ha rincarato la dose dicendo che in questi giorni ha avuto modo di sentire Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia, e di aver constatato con i suoi occhi che potrebbe non essere ancora finita. E poi ancora Jeremias ha svelato che se proprio deve rifare qualcuno tra Ignazio e Francesco, lui ovviamente si schiera dalla parte di Francesco Monte, che spera di rivedere al fianco di sua sorella Cecilia.